Il cielo di dicembre offre i due più evidenti punti di partenza per l'osservazione del cielo. Da un lato, infatti, l'Orsa Maggiore ci aiuta a rintracciare le principali costellazioni del nord, mentre dall'altro, la costellazione di Orione ci indica tutte le bellezze del cielo invernale. Iniziamo il giro osservativo proprio dall'orizzonte nord, che presenta le solite costellazioni circumpolari. Partendo come sempre dalla stella polare, la stella che indica con quasi perfetta precisione il punto cardinale nord, troviamo le costellazioni principali di questa zona di cielo, diametralmente opposte rispetto al polo nord celeste, Cassiopea e l'Orsa Maggiore. Proprio prolungando i puntatori di quest'ultima per circa 5 volte giungiamo alla stella polare. In questa stagione dell'anno, Cassiopea è alta in cielo, quindi l'Orsa Maggiore è bassa sull'orizzonte. Verso ovest vanno a tramontare le costellazioni di fine estate e inizio autunno. Il grande quadrato di Pegaso, basso, e la costellazione di Andromeda, più alta, che condividono una stella, Alpheratz, posta ad uno dei quattro angoli del quadrato del cavallo alato. Chi ha un buon cielo buio può provare a scorgere, proprio nella costellazione di Andromeda, la galassia omonima, anche nota come M31 per il fatto che occupa la 31esima posizione all'interno del catalogo dell'astronomo francese Charles Messier. La zona alta del cielo è occupata dalla costellazione del Perseo, caratteristica per contenere il radiante delle Perseidi, le famose lacrime di San Lorenzo, ma anche e soprattutto la stella Algol. Ancora in alto nel cielo si trova invece la stella brillantissima, Capella, della costellazione di Auriga. Girandoci verso l'orizzonte sud, invece, troviamo il lato sicuramente più bello della sfera celeste, uno dei più belli di tutto l'anno, data la grande concentrazione di stelle brillanti. Ad indicare tutto il resto del cielo ci pensa la costellazione di Orione, la cui forma è molto evidente nel cielo di sud-est. Le stelle più brillanti di Orione sono Rigel, che splende di una brillante luce azzurra, e Betelgeuse, che invece appare più rossa ad indicare che si tratta di una stella più fredda della precedente. Per riuscire a riconoscere tutti gli astri si parte proprio da Orione e precisamente dalle tre stelle brillanti che ne formano la cintura. Proprio partendo dalla cintura, proseguendo il segmento che unisce le tre stelle verso l'alto, si arriva ad un'altra stella che brilla di un colore rossiccio e che fa parte della costellazione del Toro, Aldebaran. Da Aldebaran è possibile continuare ancora lungo il segmento partito dalla cintura di Orione, fino ad arrivare ad un gruppetto di sette stelle, le Pleiadi. Se dalla cintura di Orione ci spostiamo verso il basso anziché verso l'alto, invece, arriviamo alla stella più brillante visibile del cielo intero, Sirio, nella costellazione del Cane Maggiore. Orione però non ha solo la cintura per indicare. Se prolunghiamo verso l'alto la linea immaginaria che congiunge Rigel a Betelgeuse, infatti, arriviamo ad una coppia di stelle abbastanza vicine. Si tratta di Castore e Polluce, le stelle più brillanti della costellazione dei Gemelli. Resta una stella molto brillante, che si ottiene a metà strada tra le stelle dei Gemelli e Sirio, tracciando una linea curva immaginaria. Si tratta di Procione, nel Cane Minore. Con il passare delle ore, il cielo ruota intorno alla stella polare. Dal punto di vista del nord, poco cambia, visto che le costellazioni di questa zona sono circumpolari e si limitano quindi a ruotare intorno alla stella polare. Così, alle 2:30, Cassiopea perde in altezza a vantaggio della sua irraggiungibile dirimpettaia Orsa Maggiore. Sul versante ovest iniziano a giungere le costellazioni autunnali prossime al tramonto, come la costellazione del Toro, che tuttavia conserva ancora un'altezza ragguardevole. Dal lato orientale, invece, iniziano a sorgere le costellazioni prettamente primaverili, come il Contadino della brillante stella Arturo. Nel lato sud, invece, la metà della notte vede il passaggio delle costellazioni principali che si apprestano al versante ovest. Mentre le costellazioni primaverili, come il Leone,
devono ancora arrivare al meridiano e sono presenti sul versante di sud-est. Nel frattempo, la zona nei pressi del meridiano è occupata da costellazioni minori dal punto di vista stellare, come Unicorno, che però possiede molti gioielli di profondo cielo, e Cancro. Spostando le lancette avanti fino alle 5:30 invece, troviamo nel lato nord una situazione completamente capovolta. L'Orsa Maggiore è alta nel cielo a dispetto di Cassiopea, ormai molto bassa. Anche la stella Capella, che ad inizio nottata occupava lo zenith, ora è bassa all'orizzonte, mentre inizia a sorgere la stella Vega, notoriamente in antitesi con Capella. Verso nord-ovest tramontano tutte le costellazioni del periodo freddo, mentre ad est, ormai, è presente tutto il cielo primaverile, con Arturo molto alta sull'orizzonte, seguita dalla Vergine e dalla corona boreale. Voltando le spalle al nord, infatti, non troviamo quasi più traccia delle costellazioni autunnali, tranne i Gemelli, ancora alti, insieme a Procione. Sirio e Betelgeuse stanno sparendo, mentre il Toro è già perso dietro l'orizzonte. Al meridiano passa la costellazione primaverile del Leone, mentre il resto del cielo primaverile è alto nel versante sud-orientale, con Arturo del Contadino molto alta, e Spica a brillare nella Vergine, a metà cielo. Il resto del cielo dell'orizzonte sud è occupato da costellazioni più deboli, come Sestante, appena sotto al Leone, Leone minore, tra Leone e Contadino, Coppa e Corvo più in basso. La maggior parte del cielo è invece occupata dalla costellazione dell'Idra Femmina, molto estesa ma anche molto debole. Anche queste costellazioni hanno oggetti di profondo cielo interessanti, ma questo ormai è un cielo di primavera e per dicembre il nostro tempo a disposizione è finito.